Buonasera, ore 21 dallo studio centrale di TV6. Un benvenuto a questo nuovo numero di replay a 24 ore da una nuova partita che il Pescara disputerà domani nel turno infrasettimanale sul campo del Cittadella, il Tombolato. Pescara che ha pareggiato in casa con l'Entella, quindi divideremo la trasmissione in due fasi, rivedremo e commenteremo quanto è accaduto sabato, un pareggio sostanzialmente giusto e poi ovviamente ci tufferemo in questa gara di domani, un turno infrasettimanale. Poi si tornerà a giocare tra 3 giorni, dopo la partita di Cittadella, venerdì sera in casa con il Crotone. Dunque un trittico di gare, un trittico che potrebbe dare così un orientamento migliore per questa stagione. Ne parleremo con i seguenti ospiti, il nostro compagno di viaggio Antonio De Leonardis. Buonasera Totò, ben rivisto. Poi ho il piacere di avere in studio l'assessore al Comune di Pescara, l'avvocato Luigi Albore Mascia. Buonasera Buonasera, Luigi, ben ben trovato. rivisto. E con lui c'è un altro compagno di viaggio, però in un'altra trasmissione, Walter Nerone. Abbiamo un po' ricomposto una coppia che sta facendo le fortune della trasmissione di Pierluigi Vasile a tutto campo, quindi vi ringrazio, ringrazio ovviamente Pierluigi. Buonasera a Quindi i tutti. nostri ospiti fissi con gli ospiti di un'altra No, di pure che trasmissione. l'hai fatta all'insaputo all'ora della notte. All'insaputo di Pierluigi che è in Messico e quindi resterà lì e voi andrete avanti da soli. Salutiamo Pierluigi, poi saluto Francesco Di Francesco, buonasera Salve. Francesco, e saluto Riccardo Clinco. Buonasera A Riccardo. te. Un saluto ad Andrea Costantini in regia, buonasera Andrea. Buonasera Enrico, buonasera a tutti i nostri amici da casa. È un lunedì senza partite in Serie A e in Serie B. In Serie C, girone B, si è chiuso un match, quello tra Giana e Carrarese, è finito 1-1. A te. Sono saltate delle panchine oggi, non in B, in altri campionati, Andrea. Beh, Enrico, intanto è saltata la panchina di Pavanella a Trieste. Diciamo subito questo perché tra i nomi che sono usciti fuori, un nome credibile per la sostituzione di Pavanel, è quello di Beppi Pillon, ex tecnico del Pescara. Però Pillon sembra abbia preso tempo, e questa cosa ha un po' fatto raffreddare la triestina che a questo punto sta virando verso altri obiettivi. Però Pillon è stato comunque contattato, ma ha deciso di prendere tempo. Questo è l'ultimo aggiornamento che abbiamo. Difficilmente Pillon finirà sulla panchina della Triestina. E poi un'altra panchina eccellente è saltata, quella di Giovanni Cornacchini a Bari. L'ufficialità già da ieri sera, dopo la sconfitta sul campo della Virtus Francavilla, è ormai praticamente fatta per Vincenzo Vivarini, l'ex tecnico del Teramo, che lo scorso anno era ad Ascoli. Vivarini dovrà prima rescindere dall'Ascoli, con cui aveva un secondo anno di contratto attualmente in corso. Domani mattina dovrebbe rescindere con l'Ascoli e poi firmerà con il Bari, un contratto biennale fino al 2021. A te. Bene, grazie Andrea. Ovviamente ci darai aggiornamenti anche su altri eventi, a parte i posticipi che ci saranno o meno. Allora, partiamo da questo pareggio in casa con l'Entella, un pareggio agrodolce, un primo tempo non esaltante, meglio nella ripresa, un pareggio giusto contro l'Entella che ha confermato tutta la sua organizzazione di gioco. L'altra settimana Totò ci faceva notare che le matricole sono partite bene, tranne la Juve Stabia perché il Pisa sta giocando un buon inizio di campionato, il Pordenone a Discreto, fasi certo. alterne e poi c'è sì, anche il Trapani Juve Stabia un po' sono le peggiori. Ma l'Entella che, come diciamo la Capolista. scorsa settimana, è stata anche molto corretta come società nella passata stagione, quando è rimasta al suo posto. Comunque, questo pareggio, che significato gli date? Iniziamo da te, Luigi. Ma io dico che il Pescara è ancora un'officina in cui non si riescono ancora a delineare intanto degli elementi consolidati. Io penso che Zauri ancora stia vivendo una fase sperimentale, questo ci sta, è un campionato lungo con un organico che secondo me, quello del Pescara, è un organico importante. Peccato per Tumminello e Palmiero, però io credo in prospettiva che questa è una squadra che uscirà fuori. E allora, se il Pescara è un'officina, diciamo che comunque un incontro in casa anche con la capolista, perché poi l'Entella si era presentato con un ruolino di marcia di tutto rispetto, una difesa granitica e massimo
rendimento col minimo sforzo, 3 gol fatti e 0 subiti, alla fine è un buon pareggio. E dà continuità di risultati, alla fine Pescara in 4 partite ne ha persa una sola, male a Salerno, e quindi tutto sommato si continua con questo cantiere aperto in attesa, poi si spera, di tempi migliori e di vedere finalmente un Pescara delineato. Walter, 4 partite ovviamente sono poche per giudicare il lavoro, ma anche un po' per tutte le squadre vale questo discorso. Queste 4 partite cosa ti hanno detto? Cioè, intravedi qualcosa di positivo o no? Ma oddio, per il futuro? Oddio, di buono stavo vedendo un Tumminello interessante. L'anno scorso a Lecce, diciamo, l'aveva solo assaggiato la Serie B. Sembrava diciamo, una crescita consistente e rapida. E quindi secondo me quello che abbiamo visto per adesso è che senza questo ragazzo lì davanti qualche problema si è creato, perché si fa fatica, adesso non è il caso di bocciare Brunori dopo una partita da punta centrale, però se si vede che lui è, ha caratteristiche diverse, ama magari partire più da esterno. Da qui forse quello che per me è un mezzo equivoco, no? Che possa fare la punta esterna. Si è visto che in mezzo al campo senza Palmiero sarà come il tormentone di Mancuso, esterno, centrale. Può darsi, centrale. Sì, infatti può darsi. Poi lui i gol li ha fatti nella categoria inferiore, sì, non è che non l'ha fatti. Quindi, come dire, poi la porta è uguale. Il problema è assorbire il cambio di categoria. E soprattutto si è visto che lì in mezzo, senza Palmiero, si è visto prima e dopo, si è visto all'esordio e si è visto adesso che è mancato. Senza Palmiero lì in mezzo manca qualcosa di serio, di importante. Lì in attesa di Ciocef e Melegoni credo che sul centrocampo ci sarà da lavorare. Quindi anche nella partita con Lentella l'ingresso di Macin ha dato sicuramente più qualità, e questo si sapeva, lo ha detto anche Zauri. Ma sono fasi di studio ancora per l'allenatore, Totò, secondo te? Non ha ancora inquadrato la squadra, perché ovviamente vuol vedere all'opera ancora Ingelsson o altri, oppure ha in mente un qualcosa e aspetta delle risposte dai giocatori? Ma no, io credo che all'origine sono d'accordo con Walter, nel senso che il giocatore più importante di questo Pescara di Zeman è proprio Palmiero, è quello Zeman, che di Zauri, ho detto Zauri, lo dice lui. No, credo che la squadra, insomma, lui l'abbia abbastanza definita, sta cambiando le pedine, che so, l'esordio di Vitturini, man mano l'altro terzino, però la chiave veramente della squadra è almeno quello che è sembrato di vedere, soprattutto con Lentella, la sua assenza è stata pesantissima, perché in quel ruolo lui è veramente detta i tempi alla squadra, e alla fine noi abbiamo visto che il gioco era tutto in mano a solo Memusciai, che ha fatto gli straordinari, però giocare quel tipo di calcio senza un centrale anche di personalità, come sta dimostrando. Il Castanos era più in copertura, era. Come? Castanos l'ha impiegato, sì, più Castanos, davanti alla difesa, sì, giocando lì davanti alla difesa, però diciamo che ha fatto il compitino, voglio dire, non è proprio il suo ruolo, mentre Palmiero è il giocatore credo più importante in questa squadra, così come è importante Machin, voglio dire, è il giocatore che dà qualità, soprattutto purtroppo ogni tanto si perde in Ghirigori, che insomma, però chiaramente insomma, il suo ingresso in campo sicuramente ha dato qualcosa in più alla squadra. Quindi in linea di massima io credo che Zauri le idee chiare ce l'abbia per come ha impostato la squadra, però aspetta le risposte dai suoi. Credo che appunto che Machin, insomma, in effetti prima di questa partita al solito era sembrato un po' rilassato, insomma non era stato, però credo che sia un giocatore chiave, così come soprattutto Palmiero, e questa è l'assenza pesante in questo momento che secondo me condiziona il gioco della squadra. Nella ripresa in effetti con Machin è un po' mascherato, perché alla fine Pescara ha preso l'iniziativa, cosa che non è riuscita a fare per tutto il primo tempo. Quindi insomma, ancora tutta da scoprire questa squadra, Francesco, Riccardo, e poi ricominciamo il giro. Beh, direi di sì. Sicuramente secondo me è una squadra destinata a crescere e migliorarsi
come singoli e anche come insieme. È inutile stare a soffermarci più di tanto sull'assenza di Palmiero, perché purtroppo mancherà ancora per un po' di partite. Ha ragione Walter quando dice, pur non entusiasmando, ma Tuminello aveva detto, aveva dimostrato che forse poteva essere il suo anno e magari a ritrovarlo sul finale di campionato. Però le assenze, con tutto il rispetto per queste valutazioni, per il valore dei giocatori, non devono rappresentare mai un alibi. No, no, è ovvio, non è un alibi, è un'analisi. Ma io pensavo soprattutto sul piano del gioco. Esatto. È vero che Tuminello però ha toccato pochissimi palloni pure lui, insomma, quindi ma io per Brunori quello, io credo che non sia da bocciare. Ecco, credo che per esempio Brunori è un giocatore sul quale fare affidamento, così come Machin. Ora è inutile che si discute Machin, che poi è tutto vero, che è discontinuo, che a tratti magari durante la partita è come quando si la frase fatta uno se lo perde, però poi Machin ha una vivacità nelle giocate, ha un'inventiva. Quindi stai dicendo che è sbagliato non farlo giocare dall'inizio? No, beh, quello dall'inizio sono scelte che fa l'allenatore. Certo, con l'ingresso di Machin si è visto un pochettino più di vivacità, ma io credo soprattutto... C'è stata anche, scusami se ti interrompo, la motivazione del tecnico, che ha detto quando scendeva un po' atleticamente il ritmo della partita, Machin ha maggior ragione, appunto, è il giocatore che ti può dare la giocata, l'imprevedibilità. Sei d'accordo, Luigi? No, no, io sei più forte. Su Machin ho un giudizio. Non dimentichiamo, scusa Luigi, che viene da un anno nel quale praticamente aveva giocato poco, molto poco, insomma, ecco, tutti i giorni di ritorno, quindi secondo anche me, sotto questo aspetto bisogna dare tempo al ragazzo. Machin è un giocatore con grandi qualità, ma secondo me ha dei limiti caratteriali, cioè anche l'utilizzo che ne faceva Pillon lo dimostra. È un giocatore che ha bisogno sempre di essere stimolato, di sentirsi magari qualche volta messo in discussione per poter dare il meglio. Io non so se veramente Zauri non l'ha messo in campo per questo motivo. Secondo me ogni tanto si addormenta, è un giocatore che potrebbe essere decisivo, ma che da questo punto di vista deve ancora crescere, perché ha delle grandi qualità e deve imparare a essere anche meno innamorato del pallone, perché qualche volta fa perdere anche un tempo di gioco credo a Pescara, che abbia anche un problema. E su questo bisogna lavorare. Galano. Che sono... Galano è un altro che hai. Però sono giocatori. I numeri, se ne hai due. Cioè sono innamorati, diciamo, del pallone? Sì, se ne hai due che amano farsi servire o che amano giocare in un certo modo, gli equilibri sono complicati, sono più complicati. Sì, certo, fra due mesi magari sarà tutto più facile. Ma Machin con questa squadra ha cominciato a giocare 20 giorni fa. E tra l'altro ha anche un problema di ritrovarsi con l'ambiente, che non ha lasciato nel miglior modo. Poi se ti ripresenti con due colpi di tacco sbagliato ti complichi la vita da solo. Questo che deve capire il ragazzo, che abbia i numeri l'ha capito tutto il mondo, è il modo come li esprime che fa la differenza. Quindi è un limite caratteriale, l'allenatore deve lavorare su questo, lo deve far crescere. Se tu hai già fatto un piccolo sacrificio, diciamo concedendo a Galano di non fare un lavoro, diciamo, più fisico, più di ricucitura, e se poi anche una mezzala ti dovesse porre un problema del genere, l'equilibrio potrebbe non essere si stabile. Spiega forse così altrimenti è facile fare la formazione, parti Machin e Galano giocano, poi troviamo gli altri nove dal punto di vista della qualità tecnica non come si discute, anche per proteggere anche l'ingresso di Busellato, anche per proteggere Castanos, che era la prima partita dall'inizio, eppure lui è un giocatore che deve ancora crescere. Tra poco sentiremo Andrea Costantini cosa potrebbe cambiare domani Zauri al tombolato. Riccardo, le tue valutazioni sono vicine a quelle degli altri oppure sei come sempre la nota diversa? No, io ho visto un Entella che ha fatto un tiro in porta, un tiro e mezzo in porta in tutta la partita, di cui il tiro in porta è il gol. Abbiamo fatto un errore. Anche il Pescara ne ha fatti pochi. Sì, però abbiamo sicuramente creato più noi, soprattutto nel secondo tempo, con l'ingresso di Machin, che non loro.
Ti dico la verità, mi aspettavo qualcosa in più da Lentella. Lentella ha blindato la partita, secondo me è venuta qua per fare classico 0-0, si è trovato un gol e su quello lei ha costruito la partita. Noi abbiamo avuto, secondo me, una bella reazione, la difesa ha giocato molto bene, che è un reparto che io ad esempio ho quasi spesso criticato, questa volta non ha fatto. Vitturini ha preso più confidenza la seconda partita, ha preso più confidenza col ruolo, è andato anche molto in avanti. Insomma, ti è piaciuto tutto? Guarda, ti dico la verità, la squadra mi è piaciuta perché è stata una squadra innanzitutto ordinata, non ha perso molti palloni, ha giocato contro una squadra che giocava alla fine con un 4-5-1 molto chiusa e quindi difficile giocare. È lì che con l'innesto di Machine abbiamo visto qualcosa di più, perché Machine ha quel colpo in più che in assenza di Palmiero serviva qualcuno che muovesse un po' più il pallone in avanti. Devo dirti che Galano invece, mi aspettavo forse ecco da lui qualcosa di più, perché pur essendo un giocatore che ritengo di una categoria superiore, è stato un pochino più nel ruolo, tendeva doveva forse usare un po' di più, quello che ha fatto nel secondo tempo. Però devo dirti che tutto sommato credo che anche con l'ingresso di Cisco, quei 25 minuti che ha giocato Cisco, ha giocato molto bene al di là dell'espulsione. Certo. Quindi avevamo il problema dell'esterno sinistro trovato con sia Di Grazia che Cisco, hanno giocato entrambi molto bene in quel ruolo. Quindi io vedo una squadra in grande crescita, e sono tutti giovani, devono amalgamarsi un po', ma ti dico la verità, ho molta fiducia. Bene. Cisco, una giornata di squalifica intanto. Sì. A Riccardo, che praticamente Lentella ha fatto una partita che Pescara aveva fatto a Cosenza, uguale. Sì, possiamo dire che... No, vabbè, quindi non è di che ci meravigliamo. Lo stesso atteggiamento, no? Uguale, sì, ha fatto gol, poi si è difeso. E poi... potrebbe anche essere questa la gara di domani attombolato? Secondo me sì, sarà una gara molto simile a quella di Cosenza, perché in questo momento credo che insomma la squadra è quella che è in grado di proporre, cioè tutti questi problemini che hanno. Cioè, facci capire, Zauri sta avendo più problemi del previsto oppure è un percorso? A mio avviso no, un problema, perché è una squadra che tra l'altro lui in queste quattro giornate, anche per gli infortuni più no, problemi, tra gli infortuni senso. Anche perché spesso l'ha cambiato, voglio dire, man mano ha inserito i giocatori, che so, Vitturini lo stesso Mancini che è arrivato a giocare, cioè la squadra in evoluzione, per cui credo che lui l'idea ce l'abbia, però è ovvio che poi metterla insieme non è facile. Io mi aspetto un po' anche altre novità, perché adesso tra martedì e venerdì, cioè, è ovvio che un po' di distanza di giorno. Luigi, la stessa domanda, pensi che Zauri, perché poi non lo sappiamo, però sicuro che lui aveva in mente questo tipo di percorso lento di crescita, quindi rispetta un po' le previsioni della vigilia, questo suo lavoro. Ma secondo me lui poteva prevedere un percorso lento di crescita, perché questa è una squadra che si è un po' delineata e definita anche negli ultimi giorni del mercato. Anche l'atteggiamento in campo di tenere più palla a terra, di cominciare a giochicchiare. Io credo che Zauri abbia le idee chiare. Mi ha colpito moltissimo l'intervista che ha fatto Boscaglia, che ha fatto una disamina tecnica del gioco del Pescara veramente straordinaria, e per noi che non, o meglio per me che non sono un addetto ai lavori, voi lo siete, io non sono un addetto ai lavori, però mi ha colpito molto nel senso favorevole a Zauri, cioè Boscaglia, che non è l'ultimo arrivato, ha scritto a Zauri una sapienza tattica che francamente mi ha impressionato. Certo. Quindi penso che Zauri abbia delle idee di gioco chiare, poi dopo è ovvio che devi fare i conti col materiale umano che hai, con un organico che comunque sono convinto sia all'altezza. Non abbiamo ancora visto dei giocatori, a parte i Lungodegenti, Ciocef e Melegoni, però Ingelson non l'abbiamo visto, ma Ingelson secondo me potrebbero esserci delle novità, Andrea, domani sul campo della Cittadella. Novità ci saranno, Enrico. Quello che possiamo dire è che dalle informazioni che abbiamo insomma ricevuto questa mattina, Ingelson è stato provato lungamente da Luciano Zauri, quindi è probabile anche che domani possa scendere in campo
come mezzala di destra. E ci risulta anche che sia stato provato Memusciai regista. In effetti, nell'ultima conferenza stampa pre-gara, Zauri aveva detto, parlando della sostituzione di Palmiero, che Castanos era una valida alternativa e con lui c'erano anche Macine e Memusciai che potevano essere provati. La sensazione, o perlomeno da quello che abbiamo saputo, è che oggi lui ha provato lungamente Memusciai regista e Ingelsson mezzala di destra, Macine mezzala di sinistra. Potrebbero essere queste le scelte di domani sera al Tombolato. Walter, tu che ti aspetti? Cioè, come scelte innovative? Io prima non l'ho detto perché, come vale per Brunori, vale anche per Busellato, no? Non è che puoi bocciare uno. Però uno che io conoscevo già da prima è proprio Busellato e francamente in questo suo approccio al campionato non mi è parso diciamo, a suo agio. E questo biondino che arriva da Udine, se ritrova in fretta la migliore condizione, potrebbe essere una valida alternativa, perché da quello che mi dicono, onestamente, diciamo, era complicato riuscire a vederlo bene, non è che abbia giocato pure lui molto, da quello che dicono potrebbe avere le caratteristiche che manca questo campionato. Come rosa è ben assortito oppure c'è qualcosa che manca secondo voi? Ma secondo me no, in questo momento è ben assortito, a parte il netto dell'infortunio di Tuminello, è ovvio che può essere quella lì un po' l'incognita, però in questo momento perché ti ricordi si temevano delle defaianze al centrocampo, anzi ora ci sono problemi abbondanza. No, tra l'altro a me convince abbastanza, anzi pensavo che l'avrebbe già fatto l'ultima gara in casa, cioè quella di puntare su Memusciai centrale, perché Memusciai ha esperienza, ha personalità, contrasto, credo che lui potrebbe essere la soluzione giusta per fare il centrale, così come Ingelsson, per quel poco che ho visto soprattutto a Udine in alcune partite, è un giocatore che può, anche di gamba, che potrebbe essere molto, molto, molto prezioso. Mi dispiace invece soprattutto per Cisco, che a mio avviso avrebbe giocato sicuramente questa partita. Ha avuto un ottimo impatto, sì. Come del resto mi aspettavo, perché l'avevo visto in precampionato. Questo è un ragazzo molto, molto interessante. E credo che senza la squalifica avrebbe giocato lui al posto di Grazia, perché insomma ci ha fatto capire Zauri che non è un tecnico che punta sempre sugli stessi, anzi sì, su questo sembra abbastanza chiaro, perché ma questa è una difficoltà in più? Secondo me no, dipende anche dalla capacità che lui di gestire il gruppo, poi che questo è il segreto poi di un allenatore, per cui secondo me è un vantaggio. Facendo, non sta facendo dei tentativi così approssimativi, sta creando le gerarchie, sta creando delle gerarchie pian piano, sta inserendo, lo so, Vitturini che è entrato dopo Luca, sì. È stato confermato, così come era capitato all'altro terzino, la stessa cosa appena entrato a Masciaggio. Per cui io credo che il suo lavoro sia abbastanza, soprattutto credibile, nel senso che sta dando dei segnali. Questa è una delle doti che dovrebbero avere gli allenatori, di essere contenti di avere problemi di abbondanza. Invece molti... No, certo. Molti hanno... Sarri, anche perché passare, per prima, anche per, sta cambiando. Anche perché passare dall'abbondanza alla carestia o ai problemi non è che ci vuole molto. Ti vengono a mancare... Però lì c'è poi la gestione. Un allenatore che va in difficoltà per l'abbondanza vuol dire che non ha... Ormai tutti lavorano almeno con 22 giocatori. Parlano tutti di avere due... giocatori, ossia il titolare o l'alternativa, però... ma comunque due giocatori per ruolo per poter far fronte a qualunque situazione. Se tu oggi non avessi avuto Vivarini, Vetturini, avevi il problema di un terzino. C'è la zappa. Sì, ho capito, però. Zappa, c'è la ciofa, insomma, c'è stata. Sì, c'è, però evidentemente. Probabilmente sono pure un po' troppi. Come... Cioè, il merito della gestione non è. Non è facile. Tra l'altro, la mia convinzione personale, adesso al netto degli incidenti che ci sono stati subito all'inizio, adesso diciamo è cinico dirlo, a questo punto ti viene a dire meno male che avevi un'abbondanza in alcuni ruoli, perché ti sei creato subito l'emergenza. Per me la rosa è fin troppo numerosa, considerando che ne stiamo aspettando due, di cui uno probabilmente sarà titolare appena in grado di camminare. Melegoni? Lunga la partita. No, ma non sto dicendo che no, hai ragione, non so io se sono scommesse. Non arrivano domani,
Ma dico, se tu hai uno che sulla carta, almeno uno dei due sulla carta subito si piglia il posto, arricchire il reparto di gente vuol dire prepararsi a creare scontenti, che non aiuta il tecnico. Arrivare, e lì l'allenatore, l'allenatore è bravo, fa decidere al campo le gerarchie, perché questa è stata anche una dota di Pillon, al di là di tutte le critiche che gli vogliamo fare. Pillon ha gestito il gruppo in maniera, secondo me, esemplare. Perché? Perché le gerarchie, quando ha deciso che uno era prima dell'altro, è perché gliel'ha detto il campo, e gli altri hanno semplicemente, chi era fuori accettava semplicemente la gerarchia costruita. Poi tutte le scelte sono opinabili. Sembra quasi che volete dire che avere 22, 23, 24 giocatori è un problema in più per l'allenatore. È un compito per l'allenatore. Il bravo allenatore non ha problemi. È il compito ormai di tutti gli allenatori. Poi l'allenatore bravo per la società può essere un problema. Un allenatore bravo che riesce a ottenere il meglio da tutti i giocatori. Chiunque scende in campo riesce, nella peggiore dei casi, a giocare come quello che ha giocato prima. Che alzare il braccio, poi vengo da te, Luigi. No, vabbè, avere un organico ampio. Perché molti allenatori, scusa Luigi, ad esempio Galeone, gli allenatori sì, 16-17 giocatori più ragazzi della primavera. Vabbè, ma qua vediamo se Zauri è maturo per la Serie B, il primo campionato di Serie B. Anche Zeman giocano con 14-18. No, io quello di cui sono preoccupato è invece il tridente avanti, perché penso, questo è un pensiero che Walter ha sempre esplicitato e sono d'accordo, che quando si gioca il 4-3-3 i tre davanti insieme devono fare, perché sia una stagione importante, devono fare almeno 35 gol in tre. E se non trovi dei meccanismi ben rodati e non trovi un bomber, io vedo che siamo in ritardo rispetto ad un'ipotesi di tre giocatori che possono arrivare. Per ora no, perché Galano tre a 35-40 gol. Però non abbiamo ancora il bomber, poteva essere Tumminello, non lo è. Io confido in Maniero più che in Brunori, perché alla fine Maniero è un giocatore che, se ritrova la condizione piena, e secondo me non l'ha ancora ritrovata la condizione piena, questo campionato lo conosce perfettamente, per cui tornando al discorso di prima, secondo me il nodo da sciogliere per Zauri, oltre il centrocampo, ma soprattutto il tridente d'attacco, trovare tre giocatori affidabili al netto dell'infortunio di Tumminello, che poi siano nelle prossime settimane. Però le gerarchie sembrano già un po' stabilite. Beh, già sentire messo in discussione Di Grazia, però già sentire che Di Grazia è in discussione a favore di Cisco, che sarà squalificato ma che ovviamente rientrerà, questo già comunque mi lascia perplesso, perché secondo me Di Grazia in queste prime giornate ha dimostrato, per esempio a Cosenza, di essere stato di gran lunga il migliore in campo, ed è un giocatore che deve ancora maturare, forse vede poco la porta, ma secondo me ha delle qualità, è uno che salta l'uomo, è uno che dà rapidità all'attacco. Per me Galano e Di Grazia sono due punti fermi, poi bisogna trovare invece quello al centro, che non è meno importante. Allora Riccardo, sul discorso di prima, poi Totò. Il problema dell'abbondanza o di aver pochi giocatori dipende che squadra alleni, perché se tu alleni una squadra che hai 22 giocatori che sono titolari, hai dei problemi. Non è il nostro caso, qua sono dei ragazzi, alcuni sono esordienti nella categoria, altri sono un po' più anziani, quindi è più difficile, è più facile per un allenatore gestire uno spogliatoio, nel senso, parliamo di Cisco e di Grazia, che adesso che giochi uno, gioca l'altro, l'altro accetta, giocano un po' per uno, ci può stare. Chiaro che se tu alleni una squadra differente e metti in panchina... Ma parli di valori o di carte d'identità? No, parlo di valori e di carte d'identità, nel senso che se tu alleni una squadra, diciamo... Tu vuoi dire, se Balzano e Del Grosso non giocheranno mai, ci saranno problemi? No, secondo me assolutamente no. Ah, non ci saranno problemi? No, non ci saranno problemi, perché Balzano e Del Grosso sono due giocatori che hanno fatto una grandissima carriera, sono a fine carriera e accetto tranquillamente di fare quelle 10-15 partite da campionato, anche perché se non giocano tutte le settimane hanno molto più tempo di recupero e quindi accettano. In questo è facilitato. In questo è facilitato avere dei giocatori di discorso opposto se tu hai 22 giocatori alleni a Real Madrid e hai 22 fuori classe, allora lì hai dei problemi di gestione, perché chiunque non gioca in panchina
fa problemi. No, chi non gioca si lamenta sempre, a prescindere se ha 20 anni o 30 o 35. No, se lamentano perché? Pure quelli che giocano. Esatto. No, intanto a Real Madrid non succede, perché Real Madrid vince con 40 giocatori, vince le Champions, vince tutto. È contento perché vince. Ma non ha problemi, voglio dire. Gioca. No, invece io credo che in effetti la gerarchia sia molto, molto importante. Certo. E lui la sta costruendo, ma la capacità dell'allenatore è proprio quella di creare una gerarchia e poi di non essere, cioè quello che parlavamo di Pillon, se è stato un limite di Pillon è stato quello di esasperare questa gerarchia. Non c'è ora di ritorno, ha cominciato a vedere un po' delle alternative. Io, scusami, io credo che invece altro, non sono molto d'accordo. No, ma manco io ricordo volevo lo scorso anno ma manco ha criticato Pillon proprio, sì, perché proprio fino perché all'inizio infatti di ritorno presentava sempre lo stesso 11, poi nel ritorno ha aperto le soluzioni, però all'11 c'era, perché anche perché arrivavano i risultati, no? Criticato da fuori, ma io mi riferisco al gruppo. Il gruppo con Pillon non ha avuto problemi. Il gruppo non ha avuto problemi. No, ma credo che nemmeno questi l'avranno, insomma. Perché? Perché parlavamo di scelte in campo. Per noi alcune scelte sono state lente, io sono d'accordo. Però lui poi dopo dei risultati, quindi poi dopo lui è stato ripagato, però intanto dai risultati che finché lui cambiava poco, cambiavano poco pure i risultati, perché Pescara era primo, secondo. Il tema era proprio quello. Molti sostengono perché deve cambiare se vince. Io mi sono chiesto per 4 mesi, ma perché gioca Marras? Ma alla fine Marras era prezioso in quel gol. Scusa, intanto la notizia il weekend che Marras ha fatto gol e ha fatto vincere il Livorno. Però il problema è stata la gestione di Marras nella sua gerarchia. Marras poteva fare tutto, faceva l'esterno, faceva l'attaccante, faceva il trequartista, e cioè quello è stato un po' il limite. Io credo che questo che Zauri non abbia questo problema per come ci sta facendo vedere. Poi la gerarchia la crea pure il campo, perché tu parlavi di Di Grazia, sicuramente ha avuto un ottimo impatto. Io ti dico che Cisco, a mio avviso, ha maggiore qualità, ha maggiore corsa, ha più talento, potrebbe essere la gerarchia, se riesce a giocare poi la gerarchia la trovo, secondo me lo può scavalcare, anche a netto dell'ottima prestazione che ha avuto Di Grazia, tranne l'ultima perché dipendeva pure dalla squadra. Però a mio avviso uno dei giocatori che potrebbero entrare in questa cosa, a mio avviso, è proprio Cisco, che è un giocatore che ha velocità, salta l'uomo, ce l'ha fatto vedere in quei 10 minuti, io l'avevo visto nelle amichevoli quando ha giocato. L'avevo visto l'anno scorso, insomma, col Padova. È un giocatore molto, molto importante che può scalare queste gerarchie, a mio avviso. Insomma, però, ovvio che dipende domani da lui. Intanto tornano Balzano e Campagnano insieme a Crecco, quindi ce ne sono. Anche Crecco, c'è il recupero di Crecco. Poi ci sono anche i due primavera, Pavone, Fabian Pavone, prima convocazione, oltre al portiere Sorrentino per l'infortunio di Castrati. 26 giocatori convocati, non c'è lo squalificato Cisco. Quindi c'è anche Borrelli, c'è? Borrelli c'è? Borrelli non l'ho notato. C'è Borrelli. Non voglio diventare polemiche, però perché non vuoi? Che Pillon l'anno scorso con lo spogliatoio non aveva avuto problemi, non è vero. Sì, però questa è una non è vero. È vero. Riccardo, non può passare che non c'erano le Riccardo, però tu non puoi parlare. Però non è così, tu devi Riccardo. Parlare di cose che sai, non puoi dire che ha avuto problemi. Allora qua la possiamo sparare tutti. Che ragionamento. No, però tanti giocatori l'anno scorso erano scontenti. Ma chi l'ha detto? Chi te l'ha detto? I giocatori. E fai i nomi, lo dici, dai, su, questo è il lavoro nostro, è questo, sai, voglio dire. Non ha senso credere a quello che dici, però. Anche perché sei stato, alla fine il gruppo è stato compatto l'anno scorso, almeno sto merito lo dobbiamo dare. Poi il giocatore a te dice una cosa, un altro dice un'altra, sì. Ma questo un po' tutti. Ma lui è fresco di questo mestiere, quindi non le quindi sa. Quindi voi pensate che l'anno scorso, dopo le prime due partite ottime di Melegoni, che non giocò per un certo periodo, al di là poi dell'infortunio che arrivò molto tempo dopo, Melegoni stava contento, ossia qui Antonucci non ha più giocato, era contento. Del Sole era contento, no? Ma non puoi dire però che non c'erano problemi. Allora, perché Melegoni c'erano? Sapeva perché non giocava, sì. E Antonucci sapeva
benissimo, cioè, perché a un certo punto non ha giocato più. Del Sole, sì, che è entrata, ha fatto due gol nel primo tempo. Pure Capone non era molto contento. Anche Capone non era molto contento. No, vado avanti. Perrotta era contento di fare il quinto centrale difensivo. Ma che significa se è contento o scontento? Ma non è così. Allora, secondo te, Dybala è contento la Juve? Probabilmente no. Probabilmente no. Perché probabilmente no. E allora cosa cambia? Che chi non gioca non sia contento è nella norma. La differenza la poi fa, bisogna vedere l'allenatore quanto è bravo in qualche modo comunque a gestirli, chiaro, e a non mortificare le aspettative anche di chi è fuori. Perché... Allora andiamo in pubblicità, poi torniamo in studio, c'è un'intervista con il presidente Sebastiani, entreremo nella vigilia della partita di Cittadella. Va bene Gaetano, andiamo in pubblicità. Da giovedì 3 ottobre ritorna allo Svuotatutto Notti d'Oro, con sconti fino all'80%. Materassi memory da 145 euro, materassi a molle indipendenti sfoderabile da 195 euro, Tempur Simmons Dorsal Falomo, letti imbottiti matrimoniali in ecopelle 490 euro. Vieni a trovarci, quantitativi limitati, Notti d'Oro, Corso Umberto 271 Montesilvano, telefono 085 44 58 973. Da giovedì 3 ottobre, Notti d'Oro conviene. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21 e 39 minuti, Andrea Costantini, sulla formazione di domani, quanti dubbi ha Zauri? Beh, ce ne sono diversi. Abbiamo un po' illustrato quello che potrebbe essere il centrocampo in base a quanto abbiamo raccolto dalla seduta di oggi. In attacco c'è il ballottaggio che si ripropone. Mancini gioca o no?
Beh, secondo noi sì, secondo noi troverà posto come mezzala di sinistra, quindi dovrebbe essere dopo il turno di stop provvisorio e comunque parziale perché poi è subentrato nella gara contro l'Entella, dovrebbe ritrovare il posto da titolare con Memusciai e con quella che potrebbe essere la grande novità, cioè l'impiego di Svante Ingelsson come mezzala di destra. In attacco c'è il ballottaggio che si ripropone tra Brunori e Maniero, vista la prova non proprio eccelsa di Brunori contro l'Entella, Maniero potrebbe ritrovare il posto da titolare, lui che a Cosenza era subentrato dopo l'infortunio di Tumminello. Non ci sono dubbi sulle due fasce con Galano e Di Grazia ad agire come esterni in attacco. Per quanto riguarda la difesa sembra scontato l'inserimento di Del Grosso a sinistra al posto di Masciangelo, confermato Scognamiglio, ballottaggio Drudi Campagnaro per l'altro posto da centrale e poi Zappa insidia il posto a destra di Vitturini. Ricordiamo che il Pescara è nel mezzo di questo ciclo di partite, è la seconda di tre gare in sette giorni, quindi insomma potrebbe dare spazio a volti nuovi, insomma, per avere gente più fresca. Vediamo cosa succede, che pensate Walter? Troppi dubbi. Beh, il turnover ci sta, ma siamo alla quarta di campionato, non è che adesso già stanno con la lingua di fuori. È vero che si gioca dopo tre giorni. Mi lascia perplesso il dubbio dietro, se è vero che c'è questo dubbio. Di Drudi Campagnaro. Drudi in questo momento non lo toglierei neanche con prescrizione medica. Però quando c'è Campagnaro, ma sì, gioca. Cioè. Di Campagnaro tutto il mondo sa parlare solo bene. Ho capito, Campagnaro quando gioca. Campagnaro io lo utilizzerei sempre con il contagocce. Vuole dire, ma non dice. No, voglio dire, stiamo ancora un altro anno presso a Campagnaro. Campagnaro, finché può giocare da fermo o con la squadra piazzata, è uno dei migliori al mondo, non in Serie B, al mondo. Il problema è. Comunque, domani affrontiamo l'unica squadra. Comunque tu non lo faresti giocare, da quello che ho capito. Io lo farei giocare sempre se sta bene. Il problema è, non vedo la necessità del turnover nel momento in cui Drudi ha fatto due partite. È vero che se ne giocano tre in una settimana, ma hanno fatto due partite. Parliamo di non è che ne hanno fatto 36, insomma. Giocatori. Campagnaro non può fare due partite. E infatti, perciò sto dicendo, fatelo riposare un altro po', vanno bene quelli. Se lo cambi, giocare col Crotone. Se no, esatto, poi c'è il Crotone dove forse avrai un'altra sollecitazione. Cittadella ha fatto tre gol fino adesso, ne ha presi otto. Io, ecco, mi darei da non fare per vivacizzare lì davanti. Se Cittadella, se non lo prendi adesso che è in difficoltà, fra qualche settimana Cittadella comincerà a dar fastidio a tutti. Adesso, quando pare, ha qualche problema di assestamento, gli devi andare addosso. Francesco, che dicevi di Campagnaro? Che io lo gestirei con il contagocce, perché poi quando è in campo, è, come diceva Walter, è quello che è, c'è poco da fare, un giocatore di livello, al di là dell'esperienza, perché ci mancherebbe altro, ma è di livello superiore. Leggendo bene superiore. Però, che dice Walter, non è tutto positivo. Io, lo so, no, io dico quello che diceva Walter. Beh, quello che... Non vedete le trasmissioni del venerdì, allora? Del venerdì o del giovedì? Loro vedono quello del giovedì. Il giovedì ho avuto un lapsus, perché Walter non mi pare che abbia mai... Io ho molto rispetto della storia di Campagnaro. Se decidesse di rimanere a Pescara... Io già da un anno, fossi stato il presidente del Pescara, gli avrei detto: quando me lo chiedi sei il vicepresidente del Pescara. Una cosa che avrei fatto con altri vicepresidente, soldi. Vicepresidente operativo, vicepresidente alla Nedved, insomma. E in Serie A alla Nedved, se volete, se alla vuole giocare, però. Se, finché vuole giocare, per carità di Dio, fino a quando decide lui. Ma puoi impedire a un monumento di risplendere in tutta la sua bellezza al centro di una piazza? Non glielo puoi impedire. Io però lo vedo già in un'altra dimensione. Si sta giocando per rispetto alla carriera. Lui quando gioca, gioca anche bene. Finché regge, gioca anche bene. Il problema è che il Pescara sono sei anni che sta dietro a Campagnaro. Un altro ragionamento è che, data la fragilità di Campagnaro, in una partita, cioè, è un cambio quasi già praticamente bruciato, magari dopo 20 minuti o dopo mezz'ora, come diceva. Però magari fa 90 minuti. Magari. Li ha fatti, però è anche vero che ultimamente non è così. Poi questo lo
deve sapere Zauri come sta. Ma lo sa Zauri, Campagnaro glielo credo deve dire. Credo che Campagnaro è il primo in grado però, a dire l'anno scorso non è un problema questo. Ma può essere un problema Campagnaro. Campagnaro è una soluzione. Sta giocando bene Drudi Scognamiglio, insomma, è una coppia di centrali difensivi che in Serie B. Con chi ti trovi d'accordo? Credo, con Walter, con Luigi, con Francesco? In parte con Walter, ma solo perché hai detto che in effetti che Drudi in questo momento credo che non ci sia la necessità di cambiare. No? Su Campagnaro anch'io penso che sia un giocatore che quando gioca il suo peso c'è. Voi faresti giocare Drudi e Campagnaro? In questo momento credo che non ci sia bisogno di fare turnover a Drudi, che tra l'altro è appena entrato, ha giocato bene sia in trasferta che qui. Cioè fare tutti questi movimenti, io credo che questo turnover interesserà il terzino sinistro, perché in effetti Del Grosso è pronto e può giocare la mezzala, che potrebbe essere Ingerson se sta bene, e come Mushai centrale, e poi il resto, quella è la squadra in questo momento. Secondo me il turnover non dovrebbe essere nemmeno con Vittorini. No. Due partite. No, ma nemmeno con Vittorini. È giovane, ha giocato bene. Certo. Sprizza energie e forza. Il turnover forse Del Grosso potrebbe rientrare. Del Grosso secondo me rientra Del Grosso. E Mushai subito dall'inizio? Come? Macin dall'inizio, pure io penso Macin. Mister, lei che dice? È una squadra dice allenatore, esatto, da una volta per parlare con lui. Ma qua c'è di pescare di Zauri, allenatore della squadra di salutiamo intanto di Silvio Salone di che? Che non era al campo sabato perché è stato rimasto in ospedale, quindi mandiamo un caloroso saluto a Silvio Salone. Con Macini in campo siamo più offensivi, ma è giusto che sia così, perché non tatticamente, cioè come scelte di formazione. Come scelte di formazione, a parte che non le sappiamo. Però no, prevedi. Sicuramente io lo farei giocare la coppia di centrale che ha giocato, perché ha giocato bene, non li cambierei. Drudi, Campagnaro ha tempo per giocare, magari potrebbe giocare venerdì, per partire venerdì, dove magari un cambio, come ha detto anche Luigi, lo puoi giocare in casa, che è meglio che non in trasferta. Perché in trasferta si corre di meno? No, questa cosa di Campagnaro delicata. Campagnaro gioca dall'inizio col cordone, gioca 90 minuti, ma sicuramente. Scusami, se ti ho rotto. Dipende, io ti dico la verità, se tu mi chiedi un giudizio io farei giocare la coppia che ha giocato, anche perché do continuità, hanno giocato bene, non hanno fatto veramente nessun errore, e Campagnaro se deve entrare lo farà entrare venerdì. Se è vero come ci dice la classifica, i risultati, gol presi, gol fatti e tutto il resto sul Cittadella, ha ragione Walter, devi provare ad approfittare 3 gol realizzati, 8 subiti al Cittadella. Qualche piccolo problema questo Cittadella, ma adesso ce l'ha, una squadra diversa perché ha perso, però non già adesso non è una partita facile, perché non esistono, diciamo, i luoghi comuni, non esistono partite. Ma con Machin sei più offensivo, con Machin te la puoi giocare, perché io la vedo così, è un giocatore che da un momento all'altro può accendere la partita e te la può risolvere. Le partite si possono vincere anche 1-0. Alla vigilia di questa trasferta Paolo Renzetti ha intervistato il presidente Sebastiani, sentiamolo. Martedì si torna in campo per la trasferta di Cittadella, una squadra che non evoca bei ricordi. Ma sicuramente una squadra per noi poco digeribile, come dicevo a qualche tuo collega, però è evidente che noi in Serie B sono tutte partite importanti, tutte partite difficili, e lo stiamo vedendo in queste prime 4 gare giocate, e quindi l'una vale l'altra. Sicuramente una squadra da rispettare, perché il Cittadella si è sempre fatta rispettare. L'occasione anche per sfatare il tabù del tombolato. Ma si parte sempre per fare bene, si parte sempre per cercare di portare a casa il massimo, poi le partite non sono tutte uguali, per cui vedremo alla fine della partita se siamo stati bravi, così bravi da sfatare anche il tombolato. 4 gare, 7 punti, bilancio positivo possiamo dire per il Pescara, in linea con quelle che erano le aspettative. Sì, ma noi siamo contenti di quello che abbiamo fatto fino adesso. Sicuramente la prima partita l'abbiamo un po' steccata, ma per tanti motivi,
però credo che abbiamo fatto quello che dovevamo fare, quindi un gruppo ancora nuovo che ha bisogno di tempo anche per amalgamarsi meglio, però sicuramente hanno fatto un bellissimo lavoro fino adesso. Qualche giorno fa aveva detto anche ai nostri microfoni: non torneremo sul mercato dopo l'infortunio di Tumminello, è ancora di questo avviso? Confermo, perché tornare sul mercato adesso significa andare a prendere qualcuno che non gioca da almeno 3 mesi, 4 mesi, e quindi significa avere un giocatore che devi aspettare. Allora, aspettare per aspettare, siccome noi siamo convinti che i nostri siano buoni, aspettiamo poi eventualmente gennaio, e se ci sarà da fare qualcosa lo faremo a gennaio, ma soprattutto andando su giocatori che hanno giocato. Presidente, chiudiamo con una battuta: il patron del Cosenza la vuole presidente di Lega? Ma io non devo fare il presidente di Lega, io ho solo detto la mia sul campo del Cosenza, ma lui lo sa benissimo. Probabilmente, come dicevo ieri, se a me mi dicessero che il campo di Pescara non è adeguato, non mi arrabbierei, perché so che non è vero, e chi ha la coda di paglia probabilmente rischia di bruciarsela. Allora, queste erano le parole del presidente Sebastiani, che tra poco commenteremo. Però, a proposito di presidenti, apro una piccola parentesi, perché in questo fine settimana lui, che è un po' il presidente delle arti marziali, Alfredo Bassani, da tutti conosciuti, è stato premiato al raduno nazionale dell'Oxen, ecco, queste sono le immagini della premiazione, proprio dal presidente della Huasca International, Francesco Proietti, e dal vicepresidente Ugo Salines. La manifestazione si è svolta all'Hotel Adriatico di Montesilvano. Alfredo Bassani è da tutti conosciuto, figlio del mitico Carlo Alberto. E già dal 1947 si parlava di Bassani come pioniere delle arti marziali. Nel 1975 è nata la storica Fiamo, nell'88 Carlo Alberto fu premiato con la medaglia d'oro al merito sportivo, e dopo la scomparsa del papà nel 2008 fu fondata la Huasca International con presidente proprio Alfredo, che diventerà anche direttore tecnico internazionale dell'ente europeo sport nazionale. Quindi un presidente, eccolo qui, Alfredo Bassani, premiato proprio da Francesco Proietti. In pratica è la storia di Pescara delle arti marziali. Complimenti dunque a Alfredo Bassani, che è un amico di Pescara e del Pescara. Ora commentiamo le dichiarazioni invece del presidente Sebastiani: non tornerà sul mercato almeno fino a gennaio. Ha risposto al presidente del Cosenza, però è un Sebastiani molto tranquillo, no, sì, Luigi? Sì. Sebastiani è un veterano del calcio, sa il fatto suo, ha avuto riscontri, insomma c'è una maturità e una consapevolezza che ci sta nel mondo del calcio. E ha un allenatore che gli piace rispetto allo scorso anno. Secondo me se l'è scelto lui, e quindi evidentemente si è fatto lui garante, e Zauri può dormire sonni tranquilli, anche se ci dovessero essere difficoltà. Lui si sente il padrino di questo allenatore, perché viene dalla primavera e ha creduto in lui, ha investito in lui, rapporto completamente diverso rispetto a Pillon, anche se l'anno scorso ci sono state cose che francamente Pillon non meritava, però il presidente Sebastiani è il padrone di questa squadra, e al di là del rispetto che ci deve essere sempre, però ha diritto anche in qualche modo di guidarla e di occuparsi anche di questioni tecniche. Secondo me con Zauri, ovviamente nel rispetto dei ruoli, c'è un feeling, e secondo me c'è un'interlocuzione anche sotto questo punto di vista. E Sebastiani non è uno di quei presidenti distanti dalla squadra, Sebastiani è uno che vive la squadra 24 ore su 24, conosce i giocatori, li ha scelti, ha fatto il mercato. Insomma, oggi Sebastiani è veramente un uomo di calcio, meriterebbe magari anche un po'. Insomma, un clima tranquillo tra società, staff tecnico, direttori, Walter? Piatta la situazione, per noi che viviamo di sì, magari, di spunti, magari, ecco, di per animare l'ambiente qualche pizzicotto ci sta pure bene, però francamente per come forse stanno è arrabbiato le grottaglie che non ha Borrelli, non può impiegare. può anche darsi il giallo le grottaglie. Secondo me, insomma, Sebastiani, per i motivi che si dicevano appena prima, in questo momento è tranquillissimo. E
Poi io su queste cose dei presidenti e allenatori, il presidente e l'allenatore lo può cacciare quando vuole, quindi non capisco perché lo debba criticare prima di cacciarlo. Prima lo caccia e poi spieghi perché l'hai cacciato, se hai voglia. È una posizione talmente comoda. Questo mi ricordo che l'hai detto anche l'anno scorso. Ma io lo dico sempre, cioè è una posizione è una posizione talmente comoda quello del presidente. Non è che deve creare la deve creare l'umore. Non gli piace, l'ha scelto, cambia idea, lo licenzia e poi magari dice anche perché. Se non va come dici tu, che potrebbe essere anche giusto, perché forse stimolandolo, criticandolo, evidentemente deve avere un minimo di fiducia e si augura che da un dialogo anche acceso possa nascere qualcosa di positivo. Capito, tutto sommato l'anno scorso al il presidente la critica c'è un piccolo problema che l'anno scorso Pillon andava come un treno, non gli piaceva, lo criticava, il pullman davanti alla porta, dichiarazioni però al 91esimo, però poi è arrivata la semifinale playoff, e quindi cacciare un allenatore che comunque ha risultati, è vero che è in una posizione comoda, però io credo che avveduto non fa salti nel buio. Se un allenatore ha risultati, allora non vuole essere un elogio per forza a Sebastiani, ma è la realtà. Lì se fosse stato un presidente come tanti altri, mi verrebbe da dire anche un presidente un po' sprovveduto, come possiamo dire, anche un pochettino facile ad accendersi, Cacciapillon sbaglia, perché poi non sai lì mentre lui diceva, che giustamente lo stuzzicava. Io se fossi presidente dico, ma scusate, i tifosi possono parlare, i giornalisti possono parlare, quelli che vengono la domenica saltuaramente anche sempre a campo possono parlare, perché io non posso parlare? Il presidente no. No, non può parlare. Il presidente non in certi termini, non in certi momenti, perché il presidente può fare agire. Ma infatti ci sono i presidenti che fanno e i presidenti che non fanno. Quando ha ritenuto. Però evidentemente non voleva fare. Evidentemente non è che non avesse voleva fiducia. Creare condizioni. No, ma non è vero che non. Ma se, non lo faceva, perché sempre andava a Pecche Pillon, poi la domenica, il sabato vinceva. Ma se vediamo sempre l'aspetto negativo, e comunque lui era sempre ai vertici della classifica, cioè il risultato condiziona. Potrei dire che da presidente lungimirante l'anno scorso fece bene a criticare, ma soprattutto a continuare ad andare avanti con Pillon. Fermo restando che molti imprenditori però hanno dei direttori d'azienda che non gradiscono, ritengono che un rapporto sono ci può essere un rapporto adesso i risultati adesso l'abbiamo detto prima, non possiamo cambiare idea. Pillon l'anno scorso con il gruppo non ha avuto problemi. Anzi, la gestione secondo me è stata quasi ottimale. Chiaro, qualche scontento non significa problemi di gestione, ma situazioni come quelle che si erano create dopo Palermo, dopo la partita col Palermo, col presidente, invece il rischio vero che si corre è quello di delegittimare l'allenatore, perché lì bastano due partite, infatti la partita dopo ad Ascoli non fu un bel Pescara, due partite e qualche scontento diventa mugugno, si crea il tarlo che comincia a mettere in difficoltà. Ma l'anno scorso fu detto, lo dicevamo tutti velocemente, le uscite del presidente dopo la partita col Palermo erano state delle dichiarazioni, in quel momento fuori luogo. Stavo illustrando solo una filosofia. C'è serenità perché lui ha legittimato Zauri, perché se guardiamo il gioco è chiaro che speriamo tutti in meglio, ma se guardiamo il gioco non è che quest'anno ci siano folle applaudenti, perché molti si aspettavano quest'anno un cambiamento di tendenza, fino adesso non si è più accelerato, è questo il problema, che quattro partite non possiamo vedere il grande spettacolo. Mi sembra che nella squadra, però se giudichiamo quattro partite e criticavamo sempre Pillon, oggettivamente e obiettivamente non è che questo è un calcio trascendentale, che la squadra che negli ultimi cinque anni ha dominato, ha stradominato in Italia con un altro allenatore, siccome dice che non c'era il calcio spettacolo, è stato preso un allenatore che nel passato qualcosina di buono sul piano del gioco aveva fatto, soprattutto a Napoli, ma non mi sembra che fino ad oggi questa squadra ha brillato. Ha fatto quella partita buona con l'Atletico Madrid, ma quindi se nemmeno Sarri, che non è l'ultimo arrivato e c'ha dei fenomeni, riesce ancora a dare il cosiddetto calcio spettacolo, e poi qualcuno prima o poi prima che vado dall'aldilà mi spiegherà che significa calcio spettacolo. Luigi, abbiamo tolto Pillon, no? Che portava risultati, non piaceva per il gioco, però è stato bravo a tenerselo fino alla fine. Quelli che amavano Pillon oggi dicono
non è che con Zauri siano cambiate totalmente le cose. Esatto, ma sono appena quattro giornate, diamogli un pochettino di tempo. Infatti questo anche è perché Zauri sta cercando un impianto di gioco diverso da quello che è stato. Questa è l'attenzione. Qualche segnale poi positivo c'è. Sì, come no? Ma poi se però giudichiamo un mese di calcio del Pescara, compreso anche tra l'altro il precampionato, non parlo di risultati. Parliamo di spettacolo, parliamo di quanto sia vincente. E poi lo dice il pubblico, che non mi pare che si sia entusiasmato. Che era anche uno dei problemi dell'anno scorso. Però allora, Zauri ha la possibilità. Riccardo, siete in silenzio da qualche minuto, abbiamo messo un polemico silenzio. Ribadire, Totò. Io voglio ribadire che cioè, il problema di Sebastiani che attaccava, come dite voi, l'allenatore, faceva delle esternazioni. Io spero che Sebastiani continui a fare questo. Perché la forza di questa. Perché ha funzionato? Perché comunque Sebastiani non è andato mai a interferire sulle scelte tecniche di Pillon. Che lui le dica le cose, quello che vede anche da tifoso, è stata una partita, quella del Pullman, che insomma tutto lo stadio ha detto le cose che ha detto Sebastiani, però no, Sebastiani non lo poteva dire. Dipende dal rapporto che hanno tra di loro. Io, tra l'altro, e credo pure Walter se lo ricorderà, le punzecchiate tra Scibiglia e Galeone, tra l'altro nel momento più felice, erano all'ordine del giorno. Non è che poi questo rapporto è andato a incidere sul rapporto tecnico dal giocatore e anche con i giocatori. Quindi, io credo che insomma Sebastiani l'intervento che ha fatto l'ha fatto più da tifoso che da presidente, perché il presidente, come dice Gargol, prende e lo caccia, come ha fatto De Laurentiis dopo due partite a Bari e caccia l'allenatore. Ma non è quello non è la situazione che abbiamo vissuto l'anno scorso. Ha fatto diversi interventi che a qualcuno, cioè, gli dice no, però lui non lo doveva dire. Ma perché non lo doveva dire? Io preferisco sempre. Perché il tifoso lo faccio no, io. No, il no, presidente no. Ha un altro ruolo. Dipende dal rapporto. No, questo per un uomo questo lo faccio da 35 questo anni. Questo lo stai Pillon. Dicendo tu dall'esterno. Sono le regole della vita, non ma è che non lo è sto vero, dicendo non io. È vero, sono le regole della vita, no, del rispetto dipende delle persone, sempre dal rapporto che avevano loro. Cioè tu ma noi stiamo dicendo che avevano dall'esterno. Il rapporto che avevano loro era quando andava a mangiare gli arrosticini, gli poteva dire se una testa di quando uno sta a microfoni aperti e con la telecamera. Quando non diventa più un rapporto tra di loro, ma diventa un rapporto pubblico, bisogna rispettare le persone. No, ma che c'entra questo? Poi non è, ognuno fa quello che vuole, ovvio. Non il proprietario senso, del guarda, Pescara fa quello che vuole. No, però poi no, si guarda, può giudicare guarda, che certe volte del qualcosa rispetto, del rispetto certo, così formale. Certo, infatti, secondo me è una fesseria. Credo che il mondo abbia bisogno di recuperare un po' di rispetto. No, ha bisogno di verità il mondo, ha bisogno di gente sincera. Ha bisogno anche di rispetto. Allora, ti ripeto, tu Galeone Scibiglia l'hai vissuta? Io l'ho vissuta tanti anni, è andata a storia, è andata avanti per 4-5 anni in questo modo. Qual è stato il problema? Nessuno, perché Scibiglia non interferiva sulle scelte tecniche, diceva la sua come era presidente. Galeone aveva un'altra personalità. Vabbè, la personalità, pure Pillon c'è la sua personalità. Francamente non sono un estimatore dal punto di vista calcistico di Pillon, ripeto, però alcune è una situazioni idea, dal una punto idea. Di vista umano a me sono dispiaciute. Vabbè, posso io invece, dirlo dal punto di vista, da tifoso, dal punto di vista del mestiere che ho fatto, credo che sia molto più importante che il tuo interlocutore dica le cose che pensa, che sia presidente, che sia allenatore, che sia giocatore. Purtroppo io la vedo così, anche perché fai un servizio diverso anche nei confronti. Cioè questo perbenismo per fare che dire, ma non si dice. Infatti, ma che senso ha? Non si dice. Che senso ha? Le cose si dicono. Il perbenismo è una cosa e il rispetto allora, è un altro. Il rispetto, beh, infatti, penso che non l'ha mandato a quel paese. Qual è la differenza? Io spero invece che Sebastiani continua a avere questo modo di fare anche con Zauri. Quindi tutto topo insieme a Zauri, ecco, se dovesse fare una brutta partita. Ma se fa una critica, qual è il problema? Fatemi capire qual è il problema. Dipende poi da quello che tra di loro, come incide sul gruppo, sull'intesa, sul rapporto tra di loro, perché cioè, da fuori è bello, da ognuno dal suo giudizio, cioè, non si dice, questo non dite si fa. Dite qualcosa pure voi. Ma, scusa, è una mia... È un confronto ideologico. Esattamente, è quello che penso io. Tu hai aperto la verità, sei rimasto a sentire loro. No, no, ma è godibile. Il piatto. È godibile il dibattito. È vivace, siamo, godibile. Ci piace fare questo. Non devo dare pagelle. Io no, tu da che parte stai? Io ho la mia idea. Lui l'ha detto. E sono
d'accordo, come diceva quello famoso, completamente d'accordo a metà con Antonio. Esatto, cioè, sì, nel sì. senso che ci Ma sono situazioni in cui è vero, ci sono dei precedenti importanti, e quello che hai citato è sicuramente importante, in cui questa cosa era talmente palpabile che era anche oggetto di, come dire, di dibattito dentro lo spogliatoio, ci si divertiva anche a viverlo sto rapporto. Però ci sono, mi permetto di dire, non in sintonia perfetto con Antonio, che eravamo in presenza di personaggi e personalità di spessore medio superiore, eravamo con gente che reggeva il colpo. Ma Pillone l'ha retto benissimo. Scusa, è stato fantastico. È stato un signore. L'ha retto sempre dal rapporto che hanno loro. Io sono d'accordo con te che Pillone l'ha retto benissimo. D'accordo nel fatto che quell'atteggiamento, come allora, non possa essere rischioso. Io, la mia filosofia è che il presidente, l'allenatore che si è scelto, se lo difende fino a 2 minuti o 5 minuti dopo che l'ha licenziato. Dopo gli dice quello che vuole. Dopodiché, se stanno a tavola, se stanno in ritiro, se stanno nello spogliatoio, se possono anche insultare ferocemente. A me è piaciuto, che te lo dico? Io credo velocemente che le critiche, le uscite, le esternazioni di un presidente vanno interpretate in quel momento lì, perché c'è il rovescio della medaglia. A Totò. No, non è questione di dare ragione. Non è questione di dare ragione. È questione del momento in cui arrivano determinate critiche. L'esempio è quello del Palermo. Lì tutti la pensavano, come diceva quello che ha detto il presidente, come diceva Totò, però dette dal presidente hanno una risonanza diversa. C'è il rovescio della medaglia. Può darsi che Sebastiani ha pensato: abbiamo vinto questa partita, il momento è tranquillo, se io lo dico adesso ha un effetto, se lo dico in un altro momento può avere un effetto diverso. Allora lo dico adesso. Francesco, diciamola tu, Sebastiano quel giorno, se avesse potuto, ma l'ha fatto 3 o 4 volte, l'ha fatto più di una volta, ma se avesse potuto lui avrebbe detto quelle cose nell'intervallo a tutto lo stadio. Perché lui le pensa, sì, lui l'avrebbe detto sicuramente, non è che si intimidisce. Ma per quello io ho detto, il fatto che lui quelle cose le pensasse, ma non dirò di più, il fatto che fossero perfino giuste non significa che fossero opportune. Dopodiché facciamo tutti i ragionamenti che vogliamo, perché è andata bene, ma io mi ricordo in più situazioni, anche qui, di allenatori che sentendosi il fiato sul collo non hanno retto. Se ne potrebbero fare almeno 3-4. Quindi questa di è una dimostrazione che comunque può reggere. Voglio dire, perché Riccardo, sì, diciamo, tutto l'anno con te quando andiamo in pubblicità, Zamparini, quando parlava Zamparini, cacciava l'allenatore. La prima cosa che diceva ha cacciato Guidolin. Soprattutto quando diceva li ha cacciati tutti. Riccardo, voglio dire, ma io preferisco un rapporto di questo tipo. Da una parte diceva Luigi, da una parte. No, sei dalla parte di Totò di Luigi. Da una parte, perché mi devi far parlare, tutti esprimo e non posso parlare. No, però non puoi. Mi alzo a lui. Sei diplomatico, no? No, vuoi che ti dica come la penso? Che Sebastiani ha fatto degli errori. Sì. Quello che a febbraio aveva scaricato il suo allenatore non rimandogli il contratto, e nell'ultima giornata doveva licenziarlo perché non teneva più in lui. Il problema è che Zauri, a quel punto, che era già stritto, che era allenatore di quest'anno, perché si sapeva già da. Questa è la verità, se vogliamo dire la verità. La verità, non è la verità. A febbraio non gli hanno, non c'è la controprova, non è la verità. Allora, è la verità, perché se Pillone va in Serie A resta lui l'allenatore, o no? Qual è il problema? Anche in Serie A non l'avrebbe confermato. Ma non dire fesserie, lo riconfermava oggi Dio, magari lo quello che è successo invece. Sì, dice fesserie. Quello che è successo. Lo cacciava dopo 4 giornate, il presidente. Sì.
alla fine non l'ha insultato in maniera un po' estrionica, l'ha punzecchiato, questo ci può stare, perché non è che l'ha insultato, però secondo me l'errore che ha fatto è quello che lo doveva esonerare due giornate prima della fine, quello che aveva fatto invece quando poi ha messo Massimo al posto di Baroni. L'ultima, allora, posso dire l'ultima velocemente, stiamo parlando dello stesso presidente che si è tenuto per un anno Baroni e tutti dicevano che andava esonerato, giusto? E per un anno queste stesse esternazioni fatte da Sebastiani con Pillon, se ricordo bene, può essere pure che mi sbaglio, ma non mi sbaglio, con Baroni non ci sono mai stati, dello stesso tenore, della stessa pesantezza, della stessa forza. E quindi qual è la conclusione? Che aveva tale confidenza con Pillon? Stiamo parlando dello stesso presidente. Quell'anno lì ha ritenuto, e quindi qual è la conclusione? Te lo dico io, che quell'anno ha ritenuto opportuno non andare a queste esternazioni e aspettare Baroni. L'abbiamo visto fino a quando stava per crollare tutto, poi andò come andò. Così stai dando ragione a Totò. No, io a me non mi frega niente, né di Totò né di io. Io non è che sto dando ragione, sto dicendo che stiamo parlando dello stesso presidente che lì si è comportato in un modo, andando contro tutti, che su 100 persone, 101 dicevano si deve cacciare Baroni, da novembre, ma già novembre. Anche questa è una cosa incredibile, cioè esonerare Baroni perché stava crollando tutto, perché l'aveva allenato Sebastiani in Pescara fino a quel momento. Baroni è stato a 60 punti, c'era arrivato Baroni a un passo dai playoff. Una settimana fuori dai playoff, cioè, e quella settimana. Appunto, voglio dire, sembra che scelta, l'allenatore lo faceva un altro. Ci fu il crollo. L'Empoli non ha esaurato l'allenatore prima in classifica. Ci fu il crollo finale, sì. Quella fu la motivazione. Quella partita parecchia, mi pare. Posso dire una piccola cosa? Non quell'anno perché Barone ha avuto il miglior Pescara degli ultimi 15 anni. Sì, era una grande squadra. Una squadra di Genoa. È vero. Aveva uno squadrone, chiaramente non era in linea, alla fine l'ha cacciata, però credo che anche Sebastiani per cacciarla aspettato che era fuori dai playoff dopo un anno che non aveva mai criticato Baroni apertamente, come ha fatto è stato fortunato che non abbia criticato Baroni, non è vero. Ho detto esternazione non ne ha fatto uno, due, ma anche se l'avesse fatti, non della pesantezza, non mi vengono altri aggettivi, della pesantezza avuta l'anno scorso con Pillon. Parliamo dello stesso presidente, che quindi mi dovete scusare, la storia ci dice che secondo le situazioni si comporta. Stasera è tranquillo. Sarà anche tranquillo. Devo emettere la sentenza. Appunto, sarà maturato, sarà quindi, no, l'anno di Baroni. L'anno di Baroni, io sono un estimatore di Baroni, sarò in controtendenza, ma è uno di quelli che in Serie B ha dimostrato, adesso è a spasso, ma no, in Serie B no, ma comunque dal punto di vista dei risultati, è uno che in Serie B ha vinto o comunque ha ottenuto ottimi risultati. E quel Pescara non mi dispiaceva, fuori casa in contropiede vinceva le partite, aveva ottimi giocatori. Pescara era fortissimo, era un'ottima squadra. Allora, sono le 22:13 minuti, abbiamo parlato un po' del passato perché la situazione è un po' piatta, quindi andiamo in pubblicità, poi 20 minuti per accendere il dibattito, anche di meno, dobbiamo andare in pubblicità anche perché stiamo finendo, vedi? Dobbiamo parlare un attimo, solo un attimo, di Cittadella Pescara. Pubblicità. Da giovedì 3 ottobre ritorna lo Svuotatutto Notti d'Oro con sconti fino all'80%. Biancheria Grandi Marchi, Borbonese, Blue Marine, New Joe, Bellora, Somma, Bossi, Down & Step. Trapunta matrimoniale Blue Marine, 195 euro. Completo letto matrimoniale New Joe, 149 euro. Completo letto matrimoniale Fazzini, 69 euro. Trapunta assortite Disney, 39,90 euro. Trapunta singola Caleffi, 24,50 euro. Asciugamani 1+1 Caleffi, 3,90 euro. Vieni a trovarci. Quantitativi limitati. Notti d'oro, Corso Umberto 271, Montesilvano, telefono 085 44 58 973. Da giovedì 3 ottobre, Notti d'oro conviene.
DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Atri, uscita A14, direzione Pineto. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Ore 22 e 18 minuti, possiamo tornare al presente, si va a Cittadella, poi il Crotone in casa, è inutile stare a dire che sono due gare difficili, come le sono un po' tutte. Vediamo la classifica aggiornata anche dopo il successo nel posticipo della Salernitana a Trapani, Salernitana che è a 9 punti, il Pescara è in zona playoff, comunque all'ottavo posto, 7 punti, è un po' questo l'obiettivo della stagione, quello di restare nel gruppo dei playoff, Luigi? Beh sì, sì, perché tolte le squadre di fascia alta che erano favorite sin dall'inizio e poi dopo il campionato smentisce i pronostici, cioè Benevento, Empoli e Frosinone, che tra l'altro il Frosinone è in difficoltà. Pescara è una squadra per organico di fascia B, cioè immediatamente dopo queste squadre, quindi se non si gioca le primissime piazze comunque si gioca la possibilità ancora una volta di disputare la coda dei playoff e quindi poi giocarsi le proprie carte. Sì, io spererei anche in meglio rispetto alla posizione attuale, mi piacerebbe anche vedere il Pescara sempre tra le prime 4-5, perché poi ci sono playoff e playoff, arrivare alla fine, arrivare in fondo vuol dire qualcosa, invece arrivare tra le prime 4, o meglio tra le prime 2 subito dopo le promosse vuol dire ben altro, però è talmente presto. Si va a Cittadella, poi il Crotone in casa, poi il primo ciclo si chiude con il posticipo di Ascoli. Ci sarà sì, una nuova sosta, partita ci sarà domenica sera, quindi tre partite che... Una più difficile, guardando la classifica, sono tutti scontri al vertice e secondo me la gerarchia vera del campionato si comincerà a vedere proprio dopo la prossima sosta o se vogliamo alla prossima sosta, perché lì ci sono
almeno 4 sorprese in questo momento in cima. L'Entella e il Pisa, che forse sfruttano anche il lavoro dell'anno scorso, oltre che l'entusiasmo delle neopromosse, eccetera. Ascoli e Salernitana invece ci arrivano per strade completamente diverse. Salernitana il meglio ce l'ha in panchina sotto certi aspetti, perché Ventura, al netto di quello che abbiamo visto in nazionale, quando può lavorare settimanalmente, giornalmente con i ragazzi, è un maestro di calcio di prima qualità. E quindi secondo me la Salernitana in questo momento sta lì perché è arrivato Ventura. E finora la delusione qual è? Il Frosinone? Frosinone sicuramente, ma se vogliamo anche il... La Cremonese. Rivediamo un attimo, Cremonese, scusa Maurizio, perché che era diciamo accreditata dal punto di vista dell'organico complessivo, anche se senza grandi punte. Però anche il Chievo, è il Chievo punti, soprattutto, sì. Direi, però ecco, Frosinone, presto, Chievo e anche la Cremonese fra 10 settimane probabilmente, cioè, hanno i mezzi per tornare a posto loro. Riccardo? Ma io credo che l'organico che abbiamo meritiamo qualcosa di più dei punti che abbiamo, quindi ritengo che io ho molte per le partite fatte o per l'organico? Per l'organico e anche per le partite fatte. Io ritengo che noi siamo una squadra da, non ti dico da promozione diretta, ma da nelle prime 4-5. Vedendo la classifica così, a parte che è troppo presto. Però al di là dell'Ascoli, Riccardo, che ci sono squadre, lo stesso Spezia ci ha speso tantissimo, Crotone, Chievo, Cremonese, Perugia, Empoli, hanno speso Frosinone hanno speso tutte più del Pescara, quindi la fascia, sì, quella delle squadre, non è detto, però, che poi chi spende di più ovviamente, esatto, va meglio. Però sai, noi abbiamo avuto tanti prestiti di giocatori da squadre di Serie A, che sono giocatori molto forti e che magari... Che non hanno mai giocato in Serie A, no? Che non hanno giocato, però sono sempre... Guarda, io ti dico una cosa. Qua però siamo in io ti dico una cosa. Io prendo sempre giocatori che non hanno mai giocato nel Real Madrid, oppure il titolare dell'Acqua Pozzillo. Io preferisco prendere sempre degli esterni del Real Madrid, perché arrivi sempre da una squadra forte. Io prendo sempre un ragazzo di Inter, Juventus, Napoli, Roma o Lazio, piuttosto che non uno che ha fatto bene nel Teramo. Con tutto rispetto, però è una mia visione di gioco. I ragazzi che abbiamo noi, da quello che abbiamo visto, sono ragazzi che devono ancora amalgamarsi, ma sono individualmente tutti molto forti. Quindi io credo che se quest'anno c'è una sorpresa potremmo essere noi, in positivo. L'anno scorso il campionato te l'ha messo sulla strada giusta un ragazzo che veniva da San Benedettese, se non ricordo male. No, l'anno scorso il campionato è stato messo nella maniera giusta da un giocatore Bettella che era dell'Inter e Sotega della Fiorentina. Questo è quello che nel finale. E poi dimmi, ma tutte e due, l'uomo decisivo è stato Mancuso. Ho capito. Ha fatto 20 gol, 40, come l'ha fatto? Ho detto 20 per dire, 18 gol, non lo so, più di Mancuso, io mi auguro. Di chi era proprietario Mancuso? Mancuso veniva da di chi è proprietà della Juventus? Sì, ma veniva dalla Benedetti. Ho capito, perché ha fatto un anno in C. Fermati, veniva da campionati professionistici. Ma Mancuso è andato alla Juventus. Mancuso ha iniziato nel giovanile del Milan. Sì, no, dico no, quest'anno è un ragionamento che fa lui. È stato preso, però non è quello, zero dalla San Benedetto. Sì, ho capito, però tu i ragazzi giovani che hai, se tu li prendi, che non hanno mai giocato di squadre di categoria superiore, se tra i giovani, quando tu ci hai trovato un Bettella, te lo sei trovato in casa e caspita, hai trovato un centrale di difensione molto forte. Sottil, peccato che non sia rimasto, perché giustamente ha dato dove è il suo ruolo, cioè una squadra di Serie A come la Fiorentina. Questa ragione va, l'uomo decisivo è stato Mancuso lo scorso anno, no? Beh, l'uomo più importante magari è stato lui. L'anno scorso Brugman e Mancuso. Tutto e il Fiorillo. Resto è Fiorillo. Tutto il resto è stato prezioso, utilissimo contorno. L'anno scorso la squadra girava quando giravano quei due. Tutto il resto, a cominciare da Marras, passando per Memusciani, che hanno fatto una stagione a livelli di ottimo, non sufficiente, più che sufficiente, tutto il resto era funzione di come giravano quei due.
è la storia del campionato che lo dice. Dopodiché c'è stata la partita dove hai visto il sontuoso, cioè, perché però io ho risposto alla domanda di Enrico, ci aggiungerei qualche gol di Scognamiglio, però io rispondo alla domanda di Enrico, era un'altra, era hanno speso di più, è vero, noi abbiamo speso meno, ma abbiamo secondo me in organico di giocatori che abbiamo pagato, anzi non pagato perché non sono nostri. Ma Riccardo è fiducioso, io sono fiducioso, no? Sì, io pure sono fiducioso, però è presto per adesso, ma è presto, potevo prendere mi piace dargli torto, sì, così ci accendiamo, ma devo prendere a prestito quello che dice Totò, dobbiamo aspettare. No, io non voglio aspettare, ma giusto, ma almeno aspettiamo anche 7-8 giornate per vedere, no, come diceva lui, magari fra 10 giornate li trovi Frosinone, Chievo, da quest'altra parte, sì, ma se ci vanno quelle qualcuno deve scendere, perché non è che possono stare 18 squadre. Però è stato bravo a ricordarsi dell'acqua Pozzillo, Riccardo, prima faccio. Sì, l'acqua Pozzillo, sì, che è uscito un po' dai ragazzi, ma Piracini, ma dottore Piracini, che disse? Piracini, ah, Piracini. Totò. C'era Piracini. Anche la Tevere Roma all'epoca, all'epoca c'era anche Tevere Roma. Mi sorprende, mi stupisce sempre di più Riccardo, perché ovviamente quando uno dopo 4 giornate ti dice che il Pescara vale molto di più di tutte le altre squadre che lui non conosce, a me questa cosa mi fa impazzire. No, non le conosci, quindi non puoi dire. Ma non cominci a no, ma so dire che mi fa sorridere. No, io scusa, non capito. Perdono, io no, non, io non ma paragono. Ma che ti perdono? Io ti dico che essendo un gruppo giovane non può che migliorare. Io dico questo. Il mio pensiero è questo. Hai detto la squadra medio alta. Beh sì, ma che non lo sai qual è la forza promozione diretta. Non lo sai. Ma io sono convinto di questo, per me è organico, per me è organico e forte, infatti mi stupisce, ma in assoluto siccome, può essere, però siccome non conosciamo le altre, non conosce le altre, per quello mi stupisce, capito, perché tu hai delle certezze. L'anno scorso di Citemi, almeno io non ho, l'anno scorso di Citemi il Palermo doveva fare una passeggiata, poi lasciamo perdere come è finita la passeggiata, ma il Palermo doveva fare una passeggiata, anche il Crotone, aspetta, il Palermo ha fatto una passeggiata. Dove l'ha fatta passeggiata? Capito? Ma per restare al titolo che ci ha fatto Loris Bennato, vinciamo a tombola. È una tombola. Vabbè, basta fare i cinque. È un colpo che può dire qualcosa. Sì. C'è una tradizione negativa. Posso dire, se non vinciamo domani, tocca a Andrea, ci ricordi gli ultimi precedenti? Scusa, Luigi. Ha sempre perso gli ultimi 3 anni il Pescara Cittadella. Foscarelli. Andrea Costantini. Sì, allora, nelle ultime 2 stagioni il Pescara ha sempre perso sia l'Atletico Cornacchia sia a Cittadella. Diciamo di più, lo scorso anno Pillon perse la prima partita in campionato proprio con il Cittadella a Pescara. Nella partita di ritorno Pillon subì la sua scoppola, diciamo, con le dimensioni più grandi, 4-1. E 2 anni fa invece Zeman fu esonerato dopo la sconfitta di Cittadella 2-0 con gli errori famosi di Gravione. Prima o poi ricordiamo anche nell'anno di Baroni, ci fu la vittoria in rimonta del Cittadella 3-2 con gol di Coralli nel finale. Dicevi Luigi? No, Luigi si ricorda una vittoria a Cittadella pochi anni fa, non ricordo, ma veramente pochi anni allora fa. Stagione 2013-2014, esatto. Fu 0-1, era il Pescara Baroni. Di Marino vinse 0-1 con gol di Ragusa, esatto. E nell'anno di Zeman, il primo anno di Zeman, 1-2 segnò Busellato per il Cittadella, ora il Pescara, Insigne e Sansovini per il Pescara, quindi negli ultimi anni è andata male, la differenza non era Zeman, sia nella prima e nella seconda casa io c'ero, negli altri 3 casi che ha citato poi il prossimo dopo Cittadella e Crotone. Allora, col Cittadella, vi ricordo, l'anno di Zema ci diede una bambola per perso la partita, dovevano fare 5 gol. C'era un attaccante di colore che si mangia 4-5 gol a porta vuota, poi vinse il Pescara. No, ma a parte quello, se vogliamo, come si chiamava? Maha, se non ricordo male. Però parlando, un'esclamazione, se parliamo di tradizione, diciamo pure che l'ultima vittoria in trasferta a Pescara è stata a Cosenza, dove non vinceva 30 anni. Speriamo bene. Noi vinciamo, questo è il Cittadella meno forte degli ultimi anni. Ha preso 8 gol. Per almeno adesso sì. Per adesso sì. Insomma. Grazie a Luigi Albornace e Walter Nerone, coppia di A Tutto Campo, quindi ringrazio per Luigi Vasile. Grazie a tutto campo. Grazie a Francesco Di Francesco, grazie a Riccardo Clinto. Noi ci vedremo lunedì prossimo dopo queste 2 partite, Gaetano chissà cosa succederà. Grazie a Loris Bennato, alla GT Fotovideo, ad Andrea Costantini e Maurizio Daguì in regia, in bocca al lupo ovviamente alla Pescara. Grazie per averci scelto.